Il cambiamento del calendario che sposta i mondiali outdoor di fine stagione a settembre, quanto agevola la preparazione degli atleti in funzione di questo appuntamento? Allora, agevolare no, non è che un calendario può agevolare o minare una preparazione, diciamo che in base a come è fatta poi bisogna adattarsi e fare delle scelte. Nel caso dell'anno che verrà, ad esempio, io penso che con il mio allenatore ci concentreremo su una doppia preparazione, essendo che comunque gli italiani indoor o i possibili europei indoor sarebbero comunque tra febbraio e marzo, mentre i mondiali outdoor saranno a metà settembre, quindi passeranno, quanti mesi sono? 6 mesi. Si ha il tempo di fare una seconda preparazione. Se fossero stati ad esempio a giugno-luglio, magari ci si concentrava meno sulle indoor e sarei magari io personalmente arrivato lì con un po' più di carico addosso, non avrei fatto una seconda preparazione, ma ne avrei fatta una continua. Quindi avere il mondiale a metà settembre non è per forza un'agevolazione o un problema, semplicemente è così e bisognerà adeguarsi in modo da riuscire ad arrivare a fine stagione e poter dare il meglio in quel momento lì. Poi noi 400isti e 100 metristi abbiamo anche i mondiali di staffetta a maggio, in realtà quello potrebbe essere un problema. Esattamente, cioè avete veramente non solo all'interno della competizione del campionato avete l'inizio e la fine, almeno magari gli statunitensi sono così tanti che possono permettersi di gareggiare solo nella maschile o nella mista, ma avete anche i campionati di staffetta che non solo dici è un meeting come tanti, no, serve per qualificarsi, a meno che tu non sia Dio come nazionale, devi fare quella gara con un pochino di attenzione, come è stato anche quest'anno alle Bahamas, quindi nel senso, complimenti. Pensi veramente che 400 siano estenuanti? Pensi che sia un calendario ingiusto? Oppure te la godi bene questa stagione? No, allora, non penso che sia particolarmente ingiusto, però sicuramente non è molto felice a livello individuale come disciplina, specialmente negli ultimi anni. Perché inserendo poi così tante manifestazioni, l'individualismo, a meno che appunto fare un'esplosione come ha fatto ad esempio Luca quest'anno, che è riuscito a fare il minimo tante gare importanti. Posso interromperti un attimo? Perché so che siamo tutti atleti, però allora, quando dicevi di Davide, era Davide Reo, quello che è stato prima di Luca Sito, il detentore del record italiano, che prima ancora era di Galvan, quindi abbiamo citati tutti. Davide era sotto i 45 e Luca nelle semifinali del campionato europeo di Roma è sceso ancora 44. 75. Esatto. E prendendo l'esempio dell'anno che è appena passato, comunque per chi come me ha avuto l'anno precedente, quindi quello ancora prima, non bello, diciamo sfortunato, senza gare importanti, io partivo con il ranking da zero e nel caso in cui non si riesca a fare il minimo non c'è tempo di fare 5 gare importanti per potersi poi qualificare nel ranking, calcolando anche che la maggior parte magari al minimo e posti ranking ce ne sono pochi, e anche perché siamo stati comunque alle Bahamas, Miami, insomma tutto quello che abbiamo fatto fino a metà maggio, poi siamo tornati, tempo di un meeting magari e poi subito gli europei. C'era gli europei a giugno, che anche quella è una gara importante, ma non è una gara semplice, non è un meeting con 8 corsi in cui vai là e sai che se quel giorno corri bene prendi dei punti agli europei. Se fai ad esempio come me, che sono arrivato stanco alla semifinale, non prendi punti, quindi passa giugno, poi fai magari un altro meeting o due, poi sono i campionati italiani e dopo i campionati italiani hai già chiuso il ranking, perché il ranking chiudeva il 30 giugno quest'anno, per cui tu praticamente hai un mese e mezzo, con in mezzo anche gli europei, per tirare in piedi 5 gare importanti. Quindi insomma il tutto per dire che avere tanti impegni, per quanto sia bello, e io non cambierei questi impegni, perché comunque viaggiare, stare con i ragazzi della nazionale mi piace tantissimo, fare esperienze e tutto, ma sacrifichi quell'individualità di cui stiamo parlando. Quest'anno con il Giappone a metà settembre sarà meno come bastone tra le ruote, insomma, il mondiale in Giappone, perché insomma a maggio, però hai tutto il tempo a giugno, luglio, anzi luglio, perché penso chiuderà il 30 luglio il ranking o giù di lì, quindi insomma hai 2 mesi, 2 mesi e mezzo per poterti concentrare sull'individualità.